Riesce a rimpicciolire il soggetto? Sì, sì. Fammi sbilanciato. Allora, benvenuti a tutti a questa serata così importante per tutta la realtà sia del convento di Santa Chiara, quindi dei frati e della mensa San Francesco e Santa Chiara. Questa sera vivremo un viaggio tra i suoni, le musiche e gli eventi della Napoli, la Napoli che tutti amiamo e la Napoli che vogliamo insieme riscoprire. Sapete che è una serata di beneficenza, ricavato dei biglietti che ognuno di voi ha preso, andranno per la mensa San Francesco e Santa Chiara. Siamo partiti da un minimo di 260 biglietti, li abbiamo venduti anche di più, quindi siamo riusciti a fare una discreta somma che aiuterà la mensa di San Francesco e Santa Chiara. Abbiamo anche dei rappresentanti di coloro che ogni giorno condividono con altre persone, altri fratelli bisognosi, un pasto caldo che la mensa non fa mai mancare a nessuno. Lo viviamo in questa giornata così importante per la nostra Basilica, intitolata al Corpus Domini, quindi il corpo e sangue del Signore Gesù, in questa solennità, proprio nello spezzare il pane insieme. Ovviamente sarà una serata di divertimento, abbiate pazienza perché non ci sono attori di fama mondiale, ma persone che nel loro piccolo, nelle loro famiglie, hanno dato del tempo per farci passare una serata in allegria. Quindi ci saranno canzoni, ci saranno degli sketch che avranno come filo conduttore anche il tema della mensa, quindi del cibo, di quello che rappresenta un po' la caratteristica di Napoli. Quindi non mi resta di ringraziare ciascuno di voi che con la sua presenza dà un aiuto concreto alla mensa San Francesco e Santa Chiara, a tutti coloro che hanno voluto anche da lontano essere qui questa sera. Non sta a me fare i ringraziamenti, ci saranno alla fine, ma ognuno nel suo piccolo ha dato il proprio contributo affinché questa serata si potesse realizzare. Quindi non mi resta che augurarvi buona serata e buon divertimento. Stu Master Rick, tenne una moglie, che
sosa, la mattina sera, sta chiacchierando con tutto vicino, non tutto un po', una 10 trip, scavati che fa uscire a campanello, gli astemma tutte sante, fuma pip, ecco una tele sacca popunella. Pensando a sta mogliere masterrita, potete immaginare che resto picca. E sta soldata, eppure annammagata, s'andando con forza mezzente, o s'andando pure prete mezza strada, ma sul masterrita non so niente. A gente passa, piegano, crapone, assultato, soffrendo e meno in mano. Ci stai disparta all'occasione e ti giù a tizze e ci sa su un po' pane e scrivono a folla i corne masterriche, potete immaginare che resto mica. Stufavo ci pensando, fa soldata, lasciai a moglie e che si spisse spondava la vita tutta verdiata, se piazza non so asce e che le conto. Te vigliate al marito, ma io ti scanno. E Master Rick sente e va da sola. E state scornacchiati stamattina. E Master Rick manca una parola. A Luc, esisce e la faccia Master Rick, potete immaginare che resto mica. Io figlio Master Rick, strommolillo. L'occhio scazzato, una sede di scorre, un assassino, un diavolo. A che si scende? O piano, o strillo, o corre. Peppino, sodo, dice o vaga. Io guarda che apparente perché fa una scena. A gatto zomba, se muove una serta, e a soldato qua scopo fine a sera. A mamma, o figlie, a gatte e masterriche, potete immaginare che resto mica. Eppure voi pensate, che sarebbe senza sta gente che stuve capire? Non se lo desse chiuso, murarrie, fornesse tutto spasso, tutto bello, per non si dire, c'è da sta gallina, o fava se lo sento qua mogliere, e panni spasa, gatto, ciuccia, dine, se non so per niente, buonasera. Sta roba, qua famiglia Masterriche, campa d'andando, come campo mica. Thank you.
Vieni avanti, caro amico mio! Teresa, è arrivato il nostro gradito ospite! Buonasera! Buonasera, accomodatevi! Mi fa molto piacere, accomodatevi! Tutto a posto, tutto bene, l'acqua sta sul fuoco, fra poco ci mettiamo qui a tavola! Ma cosa avete portato di buono? 200 grammi di spaghetti, due salsicce e un vino. Ah, tutto qua? Tutto. Ho capito. Ci devo dire una cosa a mio marito. Ma che hai fatto? Non ci hai detto niente. Ma come? Non glielo ho detto, glielo ho detto. Ma quella portata roba soltanto per lui. Mi avrà saputo male. Ma come? Io ci rimetto l'acqua, il fuoco, la divasi con di me, tutto questo per la sua bella faccia. E avrà capito male. E come al solito tu non gliel'hai saputo dire. Per qui, mi fai certe cose di fare. Ma perché? Non capisco. Ma che c'hai in testa? Non capisci niente. Ma che ho fatto di male? Ma come che ho fatto di male? Ma come? Uno mi invita a pranzo a casa sua e tu porti solo il mangiare per te. E allora facciamo i giochetti, facciamo. E abbi pazienza. Tu devi capire che noi ci mettiamo l'acqua, il fuoco, il condimento, la manifattura e i famosi antipasti che fa mia moglie, è così. Ma tu non hai detto porta il mangiare. Ho detto porta il mangiare. Mangiare generico, no? Ah, il mangiare, non il mangiare. Ma che è mangiare, mangiare? Il mangiare è mangiare, è mangime. Mia moglie ha messo l'usanza che quando viene un ospite a casa nostra si fa alla romana. L'ospite porta l'acqua, l'ospite porta la pasta e noi mettiamo l'acqua calda. E come si fa adesso? Vabbè. Tutto si aggiusta, solo alla morte non c'è rimedio. Per carità. Dunque, tu sei seduto con la bicicletta, vero? Sì. Bene, prendi la bicicletta e vai in paese, ma devi fare una corsa, una volata e compra 2 chili di salsicce. Passano 2 chili di salsicce. Vicino che ci vuole? Un contornino? Patatine! Compra mezzo chilo di patate. Allora Peppi, non ti scordare. Mezzo chilo di patate, 2 chili di salsicce e 2 chili di pasta, bucatini, perché a mia moglie ci piacciono i bucatini. La pasta come la facciamo? Al burro! A te piace la pasta al burro? No, la pasta al burro non mi piace. A noi ci piace! Frutta fresca o secca, come la vuoi? Fresca fresca! Compra mezzo chilo di banana, perché a mia moglie ci piacciono le banane. Uva e banane! Uva e banane! Tu c'hai la mela, sei a posto. Vino? Non ce n'è. Compra 2 fiasche di vino. Ma forse è troppo. Ce lo consentiamo per domani. Perché? Dimmi una cosa. Ma soldi in tasca. Ce l'hai? Sì. E allora vai, figlio mio, vai. E io vado. Conservagliela. Alla romana. Peppi, fai presto perché l'acqua bolle. Thank you.
voce, cosa volevi, signora? Il soprabito. Oh, Dio, qui c'è un soprabito, non dici niente. Felice, si accorse all'inferno che posso prendere una comunità. Quindi te lo sacrifico. Vado a dare impegno al. Siccome il monte di Pietà è chiuso, lo devi dare allo sciacquiere e il casatore. Il sciacquiere alla cantonata. E chi è il sciacquiere? È il pizzicante, il salomino. Ah, ma c'è e parla bene. Bottegato, gli dai questo impegno e ti fai dare un chilo e mezzo di spaghetti. Non prendere la pasta grossa perché non la digerisco. Ma qua, tu con la fame che c'hai, digerisci anche le corde del contrabbasso. Va bene, lasciamo stare. Poi ti fai dare una bella buatta di pomodoro, perché a me gli spaghetti mi piacciono pieni di succo. E poi rimaniamo così. Andiamo a prendere le salsicce. Prendiamo le salsicce. Perché il succo si fa con le salsicce. Ti fai dare un chilo e mezzo di salsiccia e non prendere quella stantia che c'è in vetrina. Lui c'ha una macchinetta tutta calda. Piglia la pelle, l'infila e tra-ta-ta, tra-ta-ta. La fa davanti a te, chiaro? Sì. E poi rimaniamo così asciutti asciutti. Sono spaghetti e salsicce. Vogliamo fare una bella padellata di uova. Uova in padella. E allora prendi pure 10 uova, tu le mangi le uova. Se me le dai, me le mangio. Allora le agiti, vedi se sono fresche. Se sono fresche le prendi, se no desisti. Poi come le vogliamo fare? Con la mozzarella. Sì, le uova vanno fatte con la mozzarella. Ti fai dare mezzo chilo di mozzarella di Aversa, fresca, tu te ne accorgi, le prendi con le dita, premi, se con le latte la prendi, se no desisti. Poi che altro? Niente più. Vogliamo un poco di frutta secca? No, ti fai dare 5 lire in contanti e vai dal vinaio a nome mio di fronte e dici: mi manda Don Pasquale il fotografo. Mi dovete dare 2 litri di ragnato frizzante, assicurati che sia ragnato. Tu lo assaggi, se è frizzante lo prendi, se no non desisto. Pochi altri. Vogliamo fare, cioè venendo verso casa, vicino al portone, c'è il tabacchino. Devi prendere 2 sigari, uno per me e uno per te, e restano forti. Pasqua, dimmi una cosa, ma qua te che c'è il patto di Napoleone? Che c'entra il patto di Napoleone? C'è il patto di quando ho sposato una moglie o c'è? Lo conosco quel patto, ma se io vado da Sciacquetti con questo patto, quello mi prende a calci, hai capito? Thank you.
faccio scusate a te, non parla, non sono una difficoltà. Ma ci me la cosa, io mi inizio scusare. Come? Non ti mangiati. Ma tu, è con vuoto, non ci avessi mai appiccicato. Ma quando mai? Tu che dici, che stai raunto? E tu che dici? Io non mangio come ho mangiato. E grazie! Ma felice la da manovra.
ne è uno divertente. Chi mangia fasuli in gran quantità arrede tutto l'aria a Gaia là. Dimmene uno serio. Chi voga un bambino oggi e dimani a voce sante Dio ve ne primo d'un pane. Conosci qualche proverbio sulla donna in cucina? A femmina che sa cucinare i maccaruni fa scendere l'orlo una coppa luna. E per finire? E per finire un proverbio mondiale. A un punto tre cose ti fanno funzionare. A femmina, bovina e compagnia. Mare quante tette, spira tanto sentimento, come tu anche in elemento, che a fai soltanto. Guarda paghi su sardino, siente si esti su un arancio, non profuma così fine, rinto cuore se ne va. Ci parta Dio, da lontana resta un oro, dalla terra dell'amore, che non muore in un giorno. Ma non la sa, non da rimasto dormiente, torna sul niente, fammi campare. Che tesoro dei non fondo, che ha girato tutto fondo, non ha visto non mancare. Guarda attorno sti sirene, che tu guarda non cantato, e te vuole tanto bene, te vuole essere la sua. Fondamentalmente, professore, è anche quello più denso.
poi c'è sta l'acqua. Io prima di versare l'acqua, che comunque lascerei a bollire al massimo per 3 o 4 minuti, non di più, quindi stavo dicendo prima di versare l'acqua, nella parte interna della capsula bucherellata, mi ci vado a mettere un mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. Io so, capite perché? Ah, no, non ho sapito! E allora io vi spiego questo segreto. Voi facendo questa piccola manovra, sapete che succede? Quella l'acqua, quando inizia a salire, quella inizia ad aromatizzarsi già per conto suo. E così, nel momento della colatura del caffè, e che lo sa come già salito l'odore per tutta la stanza, e che bollizza, professore! Avete detto bene, professore Caro. Prepararsi il caffè da solo con le proprie mani è una soddisfazione. E poi riusciamo la verità. Una così avete pure si piglia a colore. Sì, professore, avete capito bene. Una avete si piglia a colore, sapete perché? Perché se malaguratamente io sbaglio qualche piccolo passaggio nella preparazione e dici ma così, a parte coppa San Mescu che lei sotto, ma che lei sotto San Mescu che lei coppa, ma insomma, professore, la posa si va a mischiare malaguratamente con il caffè. E che purtroppo esce una vera schifezza, una vera ciofeca. E io, professore, chi me la posso prendere? Con nessuno. E del resto me lo sono preparato da solo. E allora sapete che faccio? Faccio apposta che questo caffè è venuto buono. E me lo bevo lo stesso. E del resto è un peccato buttarlo. Professore, lo so. Pure voi vi mettete la mattina presto. Pure a voi mi piaceva preparare un caffè, lo so, io vi vedo. Certo, professore, tenete ragione, certo. La tostatura pure è molto importante, è normale. E io pure, io quella me la faccio da solo. Però, professore, ci sta un'altra cosa molto importante. La cottura. La cottura del caffè è anche molto importante. Perché del resto è quella che poi dà il colore al caffè. Professore, il caffè deve venire color manto di Monaco, a manto di Monaco! Ah, professore, lo sentite? Ho sentito l'odore, è pronto finalmente, ovrite, ma poi piglia sta bella tazza del caffè! Ah, ne volete una pure voi? No? Va bene. Ah, già dice la verità, professore, sul caffè è venuto veramente buono, una vera cioccolata. Ebbene, professore, ma guardate com'è semplice rendere l'uomo felice. Basta mettersi qui, fuori al balcone, prendersi una bella tazzina di caffè e scambiare quattro chiacchiere con un dirimbettaio così simpatico. Eh sì, professore, avete capito bene. Usi di una persona veramente simpatica. Cantate già in vivo con me, io car
voluto bene, tu mi hai voluto bene, non usciamo giù, mai voluto tu, distrattamente chiama. Oi gardilla ci aspetta stasera, non vira ci aperta caiola, le cinelle volate tu vola, vole canto ci aggerga, già tua la padrona sincera, che ci degni sentirti cantare. Voluto bene, tu mi hai voluto bene, non usciamo più, mai voto tu, distrattamente chiama.
devo dire che io a Paolo voglio essere servito con i guanti. Signor Barone, ma quelli guanti sono più sporchi delle mani. Non significa, sempre i guanti sono. Un attimo che me li metto. Vai presto, scrivi. Un attimo. Scrivi che questa sera c'ho un po' d'appetito. Voi? Quindi mi devi preparare una bella cenetta, bella gustosa e succulenta. Un attimo solamente che scrivo, signor Barone. Siete pronto? Voi ordinate. Antipasto, caviale e salmone. Va bene, caviale e salmone. Con un bel consumo bello ristretto. Ristretto, non vi preoccupate. Dentro ci mettiamo un uovo? Siete sicuro uno, non è poco. Mettici due uova. Bravissimo, due è meglio, due. Battista, dimmi la verità. Ditemi. Ma a pesce, come stiamo? La verità, signor Barone, a pesce stiamo male. Chiedo tutte le stagioni, signor Barone, tanti del parole. Piove. Allora questo pesce me lo sostituisci col pollo. Col pollo, va bene, non c'è problema. Patatine fritte con due patatine fritte, piselli di stagione. Come formaggio? Formaggio Gruyère. Deve essere originale svizzera. Svizzera doc. Poi mi porto un po' di dolci, che c'è? Crème caramel? Crème caramel ci sta, va bene. Frutta? Frutta, io direi esotica. Ananas? Ananas, ci sta, ci sta. Ah, allora io in tutto questo lo voglio andare a fare una bella bottiglia di champagne ghiacciato. Ah, e là mi servo io bene. Champagne francese, pighe! Portami una bella pillola, va? Però voi mi dovete dare i soldi. Quali soldi? Ah, come quali soldi? Soldi! Soldi per fare cosa? Signor Barone, ma state scherzando? Soldi per fare la spesa? Ah, ma insomma, giovanotto, allora questa è un'abitudine che hai preso. È una malattia, ma insomma, io su un piedistallo ti ho messo. Allora tu non ci vuoi stare su un piedistallo che ti ho messo? Anticipa tu cosa vuoi da me? Ma chi io, signor Barone? Ma io non c'ho un centesimo! Come non c'è un centesimo? Allora io cosa mangio stasera? Stasera? La solita mortadella! Mortadella? Sono sei mesi che mangio mortadella! Ma signor Barone, se non la volete non me la vado a prendere! Vabbè, meglio la mortadella che la fame! Arrangiatela! Che l'ha attaccato
te urna sopra un batta per campo. Rimana, ma vorria parti stasera, lontana no, se resisti più, crisi c'è rimasta sullo mare, che io stesse prima, che lo mare blu. Malamente sto paese, ma perché non ne vera, non ci crede, e muore questa smania e torna a Napoli, ma che già fa, ma fa paura se torna. Paura sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse ridita verità, e la ricchezza in avvero cuore dice che ha perso pure chi nulla. Una stella santa chiara chiusa vita quattro mura, quanta femmina sincera si perdeva nell'amore, si sposava a Gesù. Le cave monte, o si perde un amante, già ne tene una dicetta, cara femmina innocente, dice gente non c'è più, no, non ne ho vera, no, non ci crede, e muore questa smania e torna a Napoli, ma che già fa, ma fa paura e se torna. Thank you.
Andava a finire giusto giusto con la testa dentro al secchio del
siamo soli in casa e voi lo potete sapere perché siete donne di casa. Una cosa è cucinare per due persone e un'altra cosa è cucinare per 7-8 persone. Due persone si arrangiano sempre. Noi compriamo tutti in rosticceria, si fa prima e si risparmia. La da sera però mio fratello Alberto ha esagerato di poco. Si è presentato a casa con un pacco pieno di mangiare. E facemmo scasso, portò 100 grammi di olive e un bicchiere di porca. C'è del tempo che fa qua, non li vai lui. E finirono tutti in 100 grammi, ma no, tutti e 100. Poi attaccato col piede, una parola lui. Ma che domanda ti ricordo? A stento rimasero le ossa del piede di porco. Che stava mangiando? 100 grammi olive e un piede di porco divisi in due. Ma in due persone, ma voi che volete mangiare di più? Ed ecco che io mi sono sentito male. Sono sceso presto per andare a messa, I di tre mariti va a chiesa, a prima messa non mi avete mai. Ed è successo quello che è successo. Ho suonato il campanello di casa vostra, perché se quello mio fratello Alberto mi vedeva in queste condizioni, andarò, e quello non si preoccupava. Mi scuserete. Ma quello che vi chiederei è un bello piccino di vino. E sapete con me, è che lo vino mi rimette su. Ma piglio vino. Maria, piglio vino. grazie. Guardate che le sistema una zuccanna. Che sono? Sono maccheroni, tocca. Le piace la mia nipote. Ma che facile buttata? No, mi sono distratta. Maccheroni di ieri. È facile da bere. È pulita? È pulitissima. E allora potete assaggiare. Accomodatevi. Grazie. È vero, Maro. E già ci sono la verità. Non posso pigliare il fumo solo. Thank you.
di tutti noi, e come ha detto il parroco, la gioia di stare insieme.